ne basta una, quindi. Grazie. Ragazzi, fate i bravi. L'ho bannato. Sì, se non se l'è meritato. Dovete fare i bravi, raga. Fate i bravi bambini. Mi stanno a donare cose razziste, no, dai. Se penso male, porco diavolo! Ma già, hai messo il sale nell'acqua? Sì, sì. Hai messo? Ok. Ah, no, non ce l'ho messo, Però sta lì a destra. Guarda, girati. A destra, no, girati. A destra tua. Grande Matteo, ti okay. Stimo, bonu. A posto. Grazie mille, Duzzo Sayanna, grazie mille per mesire sub, grazie mille. Grazie mille, Duzzo Sayanna. Grazie. Matteo, un cucchiaio. Cucchiaio sempre lì, primo cassetto. Vado un attimo a prendere una cosa. Vada. Ma non ci... Questo è l'unico cucchiaio. Mi fido. Metto un cucchiaio di questo, penso vada bene uguale. Insomma. Perché diventa... Ma non è bicarbonato. Madonna, raga, stavo a fare un pasticcio. Ok. Il sale l'abbiamo messo. Devo dire che questo fornello è super potente, ragazzi, perché già bolle l'acqua. Ciao a tutti. Hai visto come lo tengo io il cucchiaio? Nessuno, caro. Devo mettere 25 grammi di burro. Grazie. Dai, ma che nick, minchia. Grazie per la sub, caro, ben arrivato. Bene, ragazzi, voi come state? Il lunedì è tragico per tutti, però più sale non basta, ancora un po'? Mi fido, se poi vengono male do la colpa a voi. Mi dissocio da queste cose. Non ci hai? Non ci ho ripensato a comprare l'olio dei semi di girasole, c'ho solo l'olio d'oliva. Penso vada bene. Tu dici che sa d'olio dopo quando mangi? Vogliamo provare a chiedere su internet? Vabbè, se puoi fare. Ma è uguale, raga, dai. Raga, che dite? Olio che cambia... è olio? Che cambia tra l'olio d'oliva di Pietro Coricelli? Dai, Pietro Coricelli è un grande Pietro Coricelli. Pietro Coricelli era un santo, allora, dai. Allora, si può friggere? Solo che la gente non lo fa perché l'olio d'oliva costa di più. Allora, però facciamo. Si può friggere. Cazzo me frega. Penso. Scusa. Tranchi. Ci abbiamo, quant'è questo? Un litro? Ma penso che basta. Due litri. Ma quante arancine escono? Ci abbiamo due litri. Due litri e qualcosa, due litri e tre tipo. Che ti fa? È per aprire la busta è caduto tutto il riso. Ok. Ok. Ma bolle subito questo fornello, è una bomba. A induzione, grazie. Grazie mille Marco UKF. Grazie mille per il mio. Poi grazie mille anche Minchia Storia, grazie mille del sub. E Dani Milan. Perché a me questa sembra terrona? Che vuol dire terrona? Del sud. Sì, sono terrona. Sì, è del sud. Sono napoletana. Però vivo a Roma. Sì. Ciao Lunaris. Perché questa sembra terrona? Più sale, basta sale. Abbiamo messo tre cucchiai di sale. Basta, Matteo, lo zafferano. Tre cucchiai? Ok. Dici che è troppo? No, va bene così. Io mi sono fidata della chat. Ciao Lunaris. Zafferano? Zafferano, sì. O lo zenzero. Careta. Devo cliccare quel ma è rosso e il nero. Finita, corri. Ciao Dema. Ciao. Raga, giriamo il riso, sennò si appiccica. Careta. Dai, careta. Grazie per la donation. Lo so che l'acqua bolle sempre a 100 gradi, però l'acqua di solito quando è così tanta non bolle subito a casa mia perché c'è il fornello de vecchio con la fiamma minima e non ci arriva a 100 gradi. Ragazzi,
mattine le arancine, palle di riso, chiamateli come volete, ci vuole lo zafferano, non ci vuole lo zenzero, che schifo. È importante lo zafferano? No, dai. Non è importante. C'ho non lo zenzero. Non va bene lo zenzero, facciamo senza allora. Vabbè, dai, facciamo senza. Facciamo senza, ragazzi, verranno buone uguale, penso. Allora, una volta fatto bollire il tutto, ti prendo un attimo il cucchiaio. Dobbiamo mettere il burro che ho già tagliato a pezzetti. Sì. Poi? Poi vedi, dobbiamo livellarlo in un vassoio il riso, che si deve compattare. Ok. Intanto noi, mentre si compatta il riso, prepariamo il ripieno il ripieno, va bene. Arancine. Quindi questo qua 15 minuti, hai detto? Esatto. Quindi e da quando sta dentro? Sta dentro da 2 minuti? Due minuti. Ok, 2 minuti. Quindi, ragazzi, tra 10 minuti ricordateci di tirare fuori il coso. Grazie. Più sale, dicono. Quanto sale ci hai messo? 3 cucchiai di questo. Tre di questo? Oh. Metà. Ah. Tre metà di quello. Io ne avevo messe 2, loro mi hanno detto mettine 3. Assaggia. Se è salato? Sti cazzi. Guarda, se devo assaggiare l'acqua salata. Ma va tutto bene l'acqua salata, quando va al mare non assaggi l'acqua? No. Come no? Se capita la bevo. Chi è Manola? Che è successo? Troppo salata? Ah. Troppo salata? No, va bene, è scotta. Va bene, Matteo. No, Madonna, se è salata. È aspetta. Sono Manola. Beh, meglio passare perché grazie mille vince 5 euro, grazie mille. Meglio passare e mi dissocio. Mi dissocio, ci dissociamo. Bucorti comunque, Bucarti, grazie mille, Bucarti del... grazie mille dei 2 euro, auguri allora, un bel compleanno finito in allegria con questo stream. Grazie, siete fantastici, oh, fai auguri a Bucorti. Ha fatto il compleanno. Ah, auguri Bucorchi! Perché non gli cantiamo tanti auguri? Tanti auguri? Sì. Sei bravo a cantare, ma sei. Sì. Allora. Vuoi fare tanti auguri? Sì. Vai. Io 3 insieme. Vai. 3, 2, 1. Tanti auguri a te! Tanti auguri! Tanti auguri, ora quel ragazzo sarà il ragazzo più felice del mondo. Matteo, ma non hai chiesto un pezzo di prosciutto Pippo, intero? Pippo, Pippo mio, la testa! Pippo! Pippo, la testa! Io intanto sto aprendo le cose. Grazie, Pippo, grazie, Pippo! Grazie, Pippo! Grazie, Pippo! Fai bene, sì. Grazie mille ai Bonze e Dani Milan, grazie mille 5 euro, bello grazie. Mio. Grazie. Allora, Daniele Mar 03, grazie mille dal sub. Allora, che punto passa qua? Su 43. Sì, 43, quindi a 50, vediamo sì. Che punto passa. Allora, intanto prepariamo il ripieno. Il ripieno, sì, il ripieno come si fa? Vai. Prima cosa, ce l'hai un vassoio per il riso? Vassoio come? Piano. Piano. Piano, liscio. E della pellicola trasparente che dobbiamo ricoprire il riso. Dobbiamo far stufare la cipolla. Va bene? Rettangolare. Quello. Va bene quello? Sì. Ok. Siamo viso qui, schiacciato. Sì. Ok, poi se schiaccia là dentro, poi dopo vediamo. E lo copri con la pellicola. Ok. Dobbiamo far stufare la cipolla. Prendi padella, taglia cipolla. Bisogna far stufare la cipolla? Sì.
Ok. Allora, qua intanto buttiamo quello che c'è da buttare. Io taglio la cipolla ancora. Bisogna tritarla, non ho capito. Non c'è scritto. Chiedo stufala. Stufarla, cioè? Quindi passarla in olio a cubetti, tritata. Ok. Con due cucchiai di olio e il burro. Quanto burro però? Vabbè, un po' di burro. Un po' di burro, dai, quanto basta, mo vediamo, dai. C'è un coltello? Un coltello? Mm-hmm. Sì, sì, ma tranquillo, vuoi fare tu, vuoi fare? Io taglio la cipolla e tu tagli, non lo so, altro. Il prosciutto è da tagliare. Ok. Però non è un pezzo intero di prosciutto. Come no? Una fetta. È una fetta, 100... Sì, sì, va bene, va bene. Non è tanto. Se pua mandagli an bastione, gwiazdka e an bel bonu ugrasi. Buono Willy! A casa con la cagarella. Mi dispiace, bello mio, mi dispiace, lo so. Ce l'ho avuto pure io una cagarella a fischio. È brutta, è brutta. Soprattutto quando non fai in tempo andare al bagno. Quello è un problema. Eh? È successo? Sì, più di una volta. Matteo non mette caghi de striscio. Comunque mi saluti Omar Piedini. Ti prego. Ciao Omar Piedini. Ciao bellissimo. No, tranquilla, non mi hai ucciso. C'ho le palle d'acciaio io. Come quelle di Bre. taglio metà cipolla, che dici? Sì, sì. Metà. Oh, magno di sto pezzo da cazzo. A me viene da piangere la cipolla. Tranquilla, ce l'ho io il metodo per tagliare la cipolla. Vieni qua. Ce l'ho io, vieni qua. Metodo innovativo by Matteo HS. Vai. Tanto dai a metà. Matte, me lo dedichi un bon? 123.456.700. Ragazzi, andate in palestra, i muscoli sono importanti. Altrimenti non riuscite a tagliare bene la cipolla. 923.456.789, 123.456.789. Sto per dire, guarda il muscolo. Grazie mille. Allora, occhialetti anticipolla. Ma sopra questo. Mi dai 456.789 123.456.789 123.456.789 Questa è una sfida tra me e la cipolla. 456.789 123.456.789 Che vuoi che sia, mi mancano solo 456.789 123.456.789 Guarda, ti do un attrezzo innovativo. 456.789 123.456.789 123.456.789 123.456.789 123.456.789 Esiste il lavoro per tagliare le cipolle tutto il giorno? Se sì, assumetemi, ragazzi. Oltre al timer si sta alzando anche altro. Comunque l'insegna con il tuo logo dietro di voi è storta. Potresti cider a lunares di sistemarua? Ok. Direi che ci siamo. Dicono che è storto dietro il logo. Vedi un po' un attimo. Che cazzo è che è storto? Vedi un po' un attimo. Mettete un po' lì. Vedi un po' un attimo. Ma mi devi dire se sono fatto per adesso. Ma te sei sto coso sopra? Sopra. Sì, vedi un po' un attimo un pochetto più sopra. No, mettete un pochetto più a sinistra, aspetta. Un po' più a sinistra, no, a sinistra, brava. Che devo... No, un po' di più, un po' di più. Ma che c'è? Allora, vedi lì, c'è sta un chiodo? Cerca, questo? Alza, sì. Sì, devi togliere quello, no, svitalo, svitalo. Ma sei sicuro? Se cade sto coso io... No. Sì, sì, vai, vai, eccola là, perfetto. Ma in che senso? Sta scherzando. Ma non devo svitare. Riavvita, tranquillo. Mi servì un colpo. Riavvita. Mo te cade. Ok. No, erano perché volevano vedere il culo questi. Mi è piaciuto a me, scusa. Io sono fidanzato, quindi non mi interessa. No, no. Dicevo alla chat, attenzione. Anche se tutti ballano. Tranne me. Ok.
Matteo, le cipolle ce le abbiamo. Ah, io non te l'ho chiesto appena sei arrivato. C'hai fame? Mi hanno offerto un cornetto al cioccolato. Ah, stai a posto? Sì. Forse ecco, mangiare un cornetto prima del salato, però. Aia, te che stai a dieta, che stai cercando di dimagrire, non è il top, eh? Ma tanto non dimagrisco. Però devo dire che da quando stai qua sei scesa un po', eh? Poco. Però vedi, poco? Se mi metto di profilo, guarda, c'è ancora questo rigonfiamento addominale che... Beh, normale. Non cioè, si leva. Dici. Se prima eri... Ero molto più in carne, è vero. Sì. Ricordi, non sei riuscito a prendermi in braccio. Sì, sì. No, ma anche sulle braccia, si vede qui, sulle braccia. Sono più muscolosa, da là. Sì, sì, più magra, insomma. Mm, che bello. L'ho visto, ho detto, cazzo, questa è... Che bello. Sì, sì. Allora, mi serve una padella. Una padella? Sì, per le una padella, prego, l'ultimo cassetto. L'ultimo. Sotto. Ce la fai, se no prendo io. Wow. Ah, giusto, il forno. È uguale, allora, dove metto sì, 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 è uguale, uguale. Ci vuole un po' d'olio. Ok, un po' di olio, 2 cucchiai di olio, hanno detto. C'era scritto lì. 2 cucchiai di olio e un po' di burro. Metti, metti. Metto tutto. Sì, dai, tutto, tutto, vai, vai. Scolalo per bene. Okay. E poi un po' di burro. Eh? Un po' di burro. Un po' di burro. Tendo a non mi tagliare la testa. Non ti taglio. La cosa, se no qua se mi parte la clavicola poi scappa tutto sangue. No, come si chiama? La carotide, no, la clavicola. La... per il maestro. Coccige. No, no, il coccige è questo. No, dove sta il coccige? Qua dietro. Dove? Qui. Dove? Il coccige non è. Ma qui. Non è questo osso qua rotondo. Ma che? Il coccige è questo, eh. Cazzo ne so, ma te, il coccige. Il collo sta lì, insomma, più o meno. Grazie mille dei 4 euro, minchia storta. Ha fatto anche grazie la mille. Fab prima. Sì, GT, allora, Dia Lunaris di zippare il maestro. No, vabbè, no. Il maestro è intoccabile. È intoccabile. È da venerare. Ma perché, Boletto, dai, cioè, sto... Mica, io sto dicendo qualcosa. È un bel ragazzo, dai. Ci siamo? Si affligge? Vorresti dire che il maestro non è un bel ragazzo? Non ho detto che non è un bel ragazzo. Aspetta, aspetta. Ho proferito queste parole? Preferite vestita così o... Cioè, vestita. Preferite vestita così, ragazzi, oppure con... Signorina Lunaris ci fa Lunaris vedere l'ombelico? Matteo, se vuole bene. Vogliamo un po' vedere l'ombelico? Ma c'ho la pancia, l'ombelico. Ah, è per quello che... Vabbè, ma che pancia porti, dai, fagliela vedere. Eccolo! Eccolo. Che cazzo è? È bello. Ma che bello! Però quando gli ombelichi sono belli o brutti? Pieno dei peli, però è bello. È dai, caro, ovvio. Pelo fa donna. Come il pelo fa uomo. Donna pelosa, sempre piaciuto com'era. Donna barbuta. Donna barbuta, no, che avevo detto l'altra sera. Quindi mi stai dicendo che sono pelosa, Matteo. Ah, donna barbuta, sempre cornuta. No. Sono il 52, secondo me il riso c'è. 52? Quanto tempo è che sta dentro? Da 38, 52 quindi? 38, beh, un altro minuto, dai, lasciacelo. 15 minuti, c'è scritto. Sì, dai, un minuto in più, lascialo fare. Okay. Dai. Allora, vediamo cosa hai visto fare. Con l'induzione i cosi non scottano qui. No? No. Mazza. Ah, dobbiamo unire la carne macinata. Buono! Matteo, il vino? Io direi che è pronto qua il riso, eh. Pronto, allora scoliamolo o lo stendiamo lì. Però mi serve la carne macinata. Madonna. Abbiamo un problema. Che problema? Che si sta bruciando lì. Cosa? Abbassa, abbassa. Ho abbassato, abbassato. Tanto ci... Allora, devo scolarlo il riso? Penso di sì, perché c'è troppa acqua, vedo. Sì. Lo scoliamo. La carne macinata dice? Sì, sì. Poi devo mettere anche il vino. Vai, vai. E il vino? Dov'è il vino?
Il vino? Visto? Il vino rosso? Sì, sì, ma no, prima fallo un attimo cuocere, un attimo. Sì, fallo sì, sfumare sì, un pochetto. Ok, qua ci siamo. Ci siamo? Sì. Lo scoliamo? Scolino? Lo scolino, ultimo cassetto in basso. Mm-hmm. Comunque dicono cugini con le unghie lunghe. Che gli fa, ragazzi? Non è che... certo, ragazzi. Si fanno molte cose con le unghie lunghe. Riesco a giocare ai videogiochi. Riesco a truccarmi. A pulire casa. Si fa tutto. Si fa tutto. È abitudine. La cosa più difficile, ragazzi, sono le monetine. Quando vi danno il resto sul bancone che tu devi alzare così, non ci riesci. Però, a parte quello, quindi posso prendere senza guanti? Sì. Mi fido. Comunque, penso che loro intendevano un'altra cosa. Che intendevano? Che non... vabbè, lasciamo perdere. Capito, Matteo. Bravo figliolo, vedi che si è alzato? E non solo quello. E io infatti lo tengo qua per non farlo vedere, perché... Mi si sono appannati i vetri. I vetri? Mm. Quali vetri? Gli occhiali. Ah, e pensavo i vetri. Ok. Sei tutto il tuo babbo, un saluto. Anche al maestro che intrattiene sempre con amore. C'è mio padre in chat che Vincenzo Macchiati che ha fatto la donazione, 2 euro, dagli un bacione enorme. Un bacione babbo HS allora? Sì. Ah, che bello. Bello. Buonasera. Ok. Allora, qua l'abbiamo scolato? Sì. Okay. La pellicola trasparente. Sicura che l'hai scolato qua? Sì, credo. Ok. C'è? Sì, c'è, c'è. Sì. Dobbiamo mettere il vino. Quanto ci metto? Mezzo bicchiere? O è troppo? Allora, hai detto? Scusami. Il vino, cioè quanto ce ne mettiamo? Sì, sì, mo, un attimo. Tenta che... è schizzata? No. Siete schizzato? No. Ok. Ok, alziamo un po' la fiamma, ci mettiamo un po' di vino rosso. Ok. E basta. Lasciamo che l'alcol... Stendo il riso allora. Eh? Stendo il riso. Sì. Dov'era il cucchiaione? Dobbiamo stenderlo. Vai, vai, stenda. Stendo. Grazie mille a Mego068, grazie mille del sub. FM Flow Cagli, grazie mille anche a te del subscribe. Live grazie. Infinita 2 euro. No, non è infinita, anche perché dopo domani già è finita, ragazzi. In teoria. Sta 15, che cazzo. La pellicola. Pellicola. Sì. La pellicola sta qua sotto. Occhio all'estintore qua. Posto della tanda, non penso che ci serve l'estintore, no? Non penso. Buono! Questa mi sa che la devi stendere, guarda, secondo me, perché già una volta li sono fatti. Ah? Poi è troppo larga, troppo ma sì, magari si deve raffreddare un po' di cioè, leva un po' di più, ma penso vada bene. Shaz of Shiny, grazie per la sub, buonasera. Hai fatto? Sì, sì. Sto bello spianato. Sto cosa è enorme. Sto rotolone ci puoi avvolgere una persona. Ci proviamo? No. Con gli schiando mi sa che ce ne vogliono 4. No, se vuoi ti avvolgo, Matteo. No, è impossibile. Perché? A chi piace, sai? Piace cosa? Essere legato. Essere legati? A te piace essere legata? No. No? Vivo. Pensaci. Muto un attimo il microfono. Matter. Scotta troppo. Buono!
fai mutato, eccoci. Eh? No, no, l'ho smutata, l'ho smutata. Ok. Magno detto questo da cazzo! Io. Stavamo parlando di cose da fare. Grazie mille a Shazze of Shiny, grazie mille del sub, benvenuto. Ok, abbiamo coperto. Non li dovete citare, cazzo! Ok. Ok. Siamo, mi sa che ci sono messo troppo... Intrattenimento! Troppo vino, però vabbè, dai. Hai messo troppo vino, vabbè. Non fa niente. Allora, vediamo cosa fare adesso, oltre quello. Non male. Poi che dici? Allora... Ah, il prosciutto devo tagliare. Sì. A questo punto aggiungete la passata di pomodoro. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Fate cuocere a fuoco lento per almeno 20 minuti. Non ho capito, scusa, puoi ripetere? Dobbiamo mettere il cosetto rosso qua, il sugo. Occhio. Sugo di pomodoro. Farlo cuocere mettendo sale e pepe. E poi dopo 20 minuti tipo... aggiungere i piselli. Mm-hmm. Metto? Ma non è che schizza? Perché è freddo. No, 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 vai tranquilla. Non schizza, tranquilla. C'è paura che schizza? Sì. Devi avere paura di un'altra cosa che schizza. Bene, entrambi i gatti mi sporco, non è bello. Sporcacciona. Ah, magno del mi sto sporcando, hai visto? Ok. Però così mi provochi. Che ho fatto? No, niente. Io parlavo del sugo. Io parlavo di altro invece, però. Vai tranquillo. No, ragazzi, tranquillo. Parlavamo del sugo. Ma quanto ci si messa? 250 grammi, metà bottiglia. Metà bottiglia? Oh, ma tutto ci si è messo. Questo è un po'. È mezzo chilo. È un chilo, 700 grammi. Dici che ho esagerato? Troppo. Fa niente, si asciugherà. No, ma che si asciuga? E mo che fai? Come lo leviamo? Un bicchiere, aspetta. Ragazzi, ho messo troppo su. Perché mi hai distratto? Ti ho distratta. Vai tranquilla, può capitare. Allora, vediamo intanto, dai. I piselli mettiamo di vicino, così ci ricordiamo di aggiungerli dopo. Mercaccio cavallo. Caciocavallo è parmigiano, quello lì. Questo è il caciocavallo? Sì. Di che sta il caciocavallo? Mm? Questo, che figo, non avevo mai visto un caciocavallo. Ragazzi, perché avete mai mangiato? Vediamo un po' se lo sanno in chat. Perché si chiama caciocavallo? Pure io lo voglio sapere. È un po' spinta come cosa. La vicina! Beh, però qua un po' troppo cazzo ce ne si è messo. La madonna quanto. Vabbè. Mi dispiace. Cioè così ci facciamo la pasta, praticamente. Vabbè dai, si asciugherà come dici tu. Se non 20-25 minuti. Va bene, ok. Poi che dici? Però non lo dicono perché. Ah, si chiama caciocavallo per un semplicissimo motivo, dammi un po'. Hai mai assaggiato il parmigiano te? Parmigiano? Parmigiano, sì. Normale. Sì. Si chiama caciocavallo? Non te lo dico. Questa è un... diciamo che te lo fanno studiare a scuola, però... quando il professore studiava io stavo sempre... Però questa qua è interessante perché... Si chiama caciocavallo perché... innanzitutto c'ha... la forma di... cioè, questo qua è un pezzo, Questo qua è un pezzo, ovviamente. Però tutta quanta la forma assomiglia alle palle del cavallo che stanno, diciamo, in giù. Però la cosa più bella, la cosa interessante è... quando tu lo spezzi... senti la puzza di fieno? Sta deformando... ha proprio l'odore del fieno. Mi fido. Buono però. Non male questo caciocavallo. Lo so ammendato.
buono. Da domani compro il caciocavallo. Mazza, però quanto è salato. Mm? È salato. È bello mio. Salato, eh. Porca. Ma il burro che abbiamo tagliato, perché cos'era? Ma tu quando cucini, Matteo, lecchi mai il cucchiaio? Sempre. Sì? Lecca? Bollente. Non è bollente. Ah, sulla punta. Non ho leccato, però ho succhiato. Anche a me piace succhiare e leccare. Sì? Abbiamo qualcosa in comune, hai visto? Ah sì? Comunque abbiamo dimenticato di mettere il burro nel riso. Burro nel riso. Cazzo. No, dai. Ah, il burro, subito. Tu vai senza burro, vai, vai. È ancora caldo, metti, dammi un coso per mescolare. Cazzo, non ci siamo messo. Da qua l'ha trovato. Vai, 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 vai. È ancora caldo, che vuoi di sì. Porca troia, che disgrazia. Bono Luna Rax, mezz padella Luna, Riluna Rax, mezz paletti. Ficca qua, ficca qua, ficca che qua. Che ficco. Vieni, 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 dammi qua, ci penso io. Vai. Qua se no mangiamo. Vai, ti aiuto. Che scotta, capito? Lo so. Dammi la mano. Ok, grazie. Lasciate! Che hai fatto? Mi piacciono le orecchie. Sì? Non te l'avevo già detto? No. Ragazzi, a voi piacciono le orecchie, a me tanto. Diciamo che portando sempre le cuffie sono parecchio sporche, cioè, però non è il cerume, è il, come si chiama? Polvere? La pelle... Pelle morta? Sì. Capito? Ma devi mischiare, Matte. Ce l'ho pure sul naso, è un po' di, come si chiama? Psoriasi, come si chiama? Psoriasi. Psoriasi, eh. Mischia, mischia, mischia. Ma mo lo lasci qua dentro? No, 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 poi si rimette qui. Mescolo io, fermati. Vai. Leva quello nero. Ma così lo sporchi di sugo. Non fa niente. Mi dedichi an be o e no o. Bah, mangialo mio! Ok, quanto ci sei messo di burro? 25 grammi. C'era scritto così o di più? No, no, 25 c'era scritto. Sul riso? Sì, credo. Vedi un po'? Controlla un po' perché mi sa che ce ne va di più. Allora... Luna Rai, ciao, ho una domanda. Ma tu quando succhi dopo poi ingoi o sputi? Il maestro attende goliardicamente una risposta. Ok, il maestro vuole sapere se ingoi o sputi. A tua discrezione, se vuoi rispondere, se no lasci il dubbio. Mi dissocio da questa affermazione. Matteo, okay. Oggi è il mio compleanno, mi dedichi un bon? Lo saprà solo il fortunato. Esatto, anche perché sono cose private, no? Comunque servono 5 grammi in più per il riso. Ce ne mettiamo un po' un altro cosettino anche, così? Anche in chat tutti quanti. Va bene? Vai, vai. 5 grammi? Sì, sì, vai. Va. Stavo dicendo anche in chat, sanno delle cose di me, ma non sanno nulla. Non sanno nulla? Ragazzi, in realtà nell'intimità non lo conoscete. Eh no. Rifallo? Nell'intimità. Giusto? Esatto, esatto, giusto. Allora. 30 grammi, sale, abbiamo messo tutto. Se te mi tocchi così, insomma. Ma io parlavo internamente, Matteo. Nell'anima ti ho toccato, capito? Ci io dobbiamo cambio. Mettere anche un po' di caciocavallo. Tu mi vedi tutto timido così, però quando sto lì, insomma, cambio totalmente. Sei un'altra persona, ma? Abbastanza. Capito? Ciao Matteo, è un grande piacer passer il compleanno con te. Un altro compleanno? Allora, stasera dove dormi? Con Zora? Io? Sì. Diciamo che posso dire una cosa alla chat. Io sono bisex, ragazzi, quindi non prometto nulla con Zora. Sì? Cercherò di stare attenta, ragazzi, però nel sonno può succedere, no? E uno si muove. Ti piace Sara? Anche. La prima cosa che io ho detto è che era molto alta, quindi questa cosa mi piaceva un sacco. Però non te la tocco, perché è tua.
posso. No, no, puoi toccarla, come ti pare. A me piace, tranquilla. Se lei vuole, stasera dopo... io lei e Zora. Dopo io ne parlo. Allora, caciocavallo 50 grammi. Lo peso. Ma te ce l'hai la grattugia? Eh? Ce l'hai la grattugia? No, non ce l'ho, che... E come ce lo grattugiamo il caciocavallo? No, a cubetti. A cubetti? Sì, sì. Sei sicuro? Sì, sì, poi dopo... Sai come si fanno gli arancini, no? Certo. Ci penso ho io la faccia cubetti? Di una che fa gli arancini tutti i giorni, Ci penso io? No. Non ti fidi di me? Sì, sì. Sicuramente. Taglio a cubetti e metto dentro. Lanciate! Avete sentito, eh? No, non si sente niente, tranquilla. No? Che no. Bello! Quindi sono ignari. Io ce lo metto dentro, eh. Capito? Sì, sì, metti, metti. Pa! Pa! No, no, no! Matte, dentro, hai detto! Dentro con lì, no? Dentro qua. Dentro il riso deve andare il caciocavallo. C'è scritto. Dove? Fammi leggere. Fate cuocere dove, insieme allo zafferano. Aspetta, unite anche il burro a pezzetti. Unite il formaggio grattugiato. Tu hai detto non lo grattugiamo, lo metto a pezzi. Aspetta. E tu non ce l'hai grattugia, hai detto. Non ce l'ho, ma lo facciamo in un modo che è uguale. Che viene grattugioso. Sì, perché tanto quando... Io mi sono fidata di lui, ho detto metto dentro. Sì, sì, tranquilla, tranquilla, faccio io. Dai. Replay. Occhio. Aspetta. Top. Tuo. Innanzitutto scansa qua il coso. Il prosciutto. Prosciutto, sì. Ordine, ordine. Stiamo andando a rilento, Dici, ci dobbiamo sbrigare? Sì, abbastanza, perché il riso dopo se tutto bisogna mettere. No, 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 quello che ti ho tagliato è già pesato. Sicura? Sì, Matte. Ok. Attenta. Vedo esperto con questi coltelli così grossi. No, tranquilla, io sono etero al 100%. Ah, per scelta o perché? No, perché non mi piace. Non ti è mai venuta voglia di provare cose nuove? Con altre ragazze, sì. Non citare altri streamer, non li dovete. Ma con maschi, no. No? No. Mai. Bisogna provare tutto nella vita. Tutto tranne questo. Ci sta. Sì, ma lei fa così, ma in realtà, ragazzi, sta scherzando, raga. Ovvio. Sta scherzando. Sono una giocherellona. Vedi che si sta asciugando comunque il sugo. Sì, no, si sta bruciando. No, non è vero. Si sta asciugando, va bene così. Lo dici tu. Il problema è il riso. Il riso? Sta ancora qua. Però si era già rappreso un po'. Anche senza burro, eccetera. Va bene, perché ci vuole il coso sotto. Va bene così, dai. Va bene? Si scioglierà. Sì, sì, si scioglie, tranquillo. Ok. Dove allora. Mettiamo qua dentro? Dove? Nella. No, aspetta, devo mescolare. Dove sta il coso? Non ce l'avevi tu, ma. Il coso del legno. Ah, qua, vieni, lecca. Girato che stava asciugando. Io intanto guardo. Vai, vai, guarda, guarda. Ah, dobbiamo aggiungere i piselli. Aspetta, vediamo quanti piselli al sugo. Allora. Grazie mille, Onyx Back. Grazie mille, dal sub. Grazie mille. 80 grammi. Metà scatolina? Metà scatolina? La non scatolina so. È 150. Sì, sì, va bene, metà grammi. Metà, vai.
Comunque io, ragazzi, ve lo ricordo, lei è Lunaris, una streamer di Twitch, che gli hanno chiesto la partner, ma purtroppo, che è successo? Me l'hanno rifiutata. Quando? Oggi? Oggi, ragazzi, stamattina. Madonna. Mi ha dato il messaggino. Dai, tanti cuori per lei, ragazzi, tanti cuori, Boreta, che cazzo, dai. Povera Lunaris. Mentre ero in viaggio per venire qua sull'autobus, mi arriva la mail. Dai, no, cazzo. Tristezza. E vabbè, next time. Allora, su Twitch. Ma non mi hanno fatto un cuore. Eh? Non mi hanno fatto un cuore. Ah, eccolo, un cuore. Bene. Tonia? Chi è Tonia? Io. No, te ti chiami. Ah, Tonia, non Sonia, scusami. Lo fanno tutti, ragazzi. Io sono Tonia, Tania, Sonia. Sì. Antonia. Ciao, Nus. Visto, non sta male. Grazie mille, 2 euro, bello mio. Tanti cuori, cazzo. Ah, vabbè. Ora i cuoricini, vedi che bello. Quando si tratta di spam, la chat va, eh. A me dispiace veramente un botto che ti hanno rifiutato la partner. Next time, dai, non mi voglio intristire troppo. La chat! Ma sei un mai? Schizza perché la padella è quadrata. Però dovresti dargli una girata. Allora, mi serve un altro cucchiaio. Con questo, gira. No. Gira con forchetta. Sì, la forchetta, dai, basta che gli dai una girata così. Ok. Scusa, Matteo, ti ho coperto. No, ma perché dopo tutti dicono che ti guardi il culo, dopo è un casino. Ah. Matteo, basta girare. Dobbiamo ficcare il riso qua dentro. Ti piace? Sì, mi piace girare. Mi piace girare, lei. Vediamo il prossimo, va? Ok, mi serve una ciotolina, un piatto. Bonum. Dove ci mettiamo? Oh. Quello con la mozzarella tagliata a pezzi. Ok, dai, si scioglierà mentre si cucina su. Sì, direi. Eri perso nei pensieri comunque mentre mescolai. Stavo pensando a quello che mi hai detto prima. Che ti ho detto? La vicina! La pecorina! Che ti ho detto? Niente. Il riso, ragazzi, certo. Noi faremo 3 tipi di ripieni. Quello al sugo, questo mozzarella e prosciutto. E basta, mi sa. Quali 3 tipi? Sì. 2 tipi. 2 tipi di ripieni. Deus Ex Machina ha fatto una resub di 7 mesi. Grazie mille, 7 mesi di resub. Madonna, se è salato, però. Salato, Matte? Una madonna. E vedi? Tutto troppo burro, troppo formaggio. Pure questo mi sa che c'è stato a spegnerlo, eh. Spento, vedi che bello. Si deve rapprendere tutto, eh. Sì, sì, tutto bello rappreso. Rappreso? Va bene. Perfetto. Io taglio, eh. Che roba, eh. Mozzarella col prosciutto. Ah, ok. A cubetti, sempre. Sì, sì. Allora, qua si spiana. Preciso. Preciso. Ti capita mai di mangiare quello che cucini, Matte? Cioè, mentre lo cucini? Ah, mentre lo... pure crudo, sì, sempre. No, crudo. Che ne so, stai a tagliare la mozzarella. Sì, sì, sempre, fisso. Mangi un pezzo. Sì, sì, sempre, voglia. All'ordine del giorno è questo. Quanto devono essere grossi gli arancini? Te li hai assaggiati? Sì, gli arancini sono enormi. Secondo me più sono grandi, più c'è gusto, no? Quindi dovremmo farli belli grossi. Madonna, se sono salati però. Quanto cazzo di sale ci si è messo? 2 cucchiai. E mezzo. Lascia stare, ormai quel che è fatto. Saranno buoni uguali. Aspetti di mangiare il riso. Prova. Vai. Rimani sporco. Bello saporito. Beh, però è buono, capito? Cioè,
Ti fa venire sete, magari pure un po' di qualche patologia, però. Vabbè, non ci mettiamo il sale dopo a fine cottura. Del... Bravo! Un esempio. Per risparmiare sì. tempo. Allora. Taglio, taglio. Tanto che ci siamo. Passiamo? Sì, sì. Dai, dai. È tutto fatto, diciamo. Tutto fatto, basta che si raffredda il riso, ma il riso basta che sia freddo. Sì, ma volendo li possiamo anche iniziare a fare, perché... So, è un po' è freddo, non è male. Dobbiamo unire queste due cose, fare una pappetta, faccio con le mani? Con le mani? Ah, sì, 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 vai, vai, vai. Se no con una ciotola, vuoi la ciotola? Vai, se ce l'hai meglio. Sì. Ah, la ciotola serve per il pan grattato, se non erro. Allora, quindi, vabbè. Stare. Ok, unisci, unisci. Te a casa tua cucini sempre te, poi te abiti da sola, se non erro. No, lavori ancora come segretaria? Sì. Sì. Per fortuna. Come va? Matteo, ci sono un sacco di marpioni al lavoro. Vabbè, normale, una ragazza bella come te. Sì, ma soprattutto quelli che hanno l'età di più. No, non è carino. Però a parte quelli mi trovo buono bene. A te te e vabbè, se incontri un cinquantenne carino, non gli dici di no. No, c'ha l'età di mio papà. Lo potrei chiamare babbo. Dai, che brutto. Cioè, ci pensi, capito? Una volta sono andata con una che c'era l'età di mia nonna. Ha capito 60 ah. Grazie mille Monfre02 9 mesi buono a te 9 mesi and still counting. Che significa? Boh, non lo so. Mi che continuerà a farlo. Ah, ok, grazie mille. Poi Ale Alemlem97, un bacio enorme, grazie mille, bello mio. Vediamo quanta gente c'è. Levo il coso. Il che? L'estintore. Voglio quanto pesa questo. Io butto un po' di roba qua. Comunque potremmo anche iniziare. Il pan grattato magari lo inizio a mettere in ciò. Ah, Matteo, serve anche la farina. Farina la prendi subito. Favina. Che perché dobbiamo passare prima in farina, poi nel pan grattato. Mm-hmm. Oddio, ma le uova non servono per fare le arancine. Non lo so, vedi. Non c'era scritto, mi pare, eh. Appunto, però come fai? Oh, magno di sto pezzo da cazzo! Wow! Me coglions! Lasciate! Allora! Allora, farina hai detto? Sì. La farina sta qua sotto. Prego. Allora, farina. Sto leggendo come infarinarli. Sì. Infatti, smettete di insultarla anche perché lei è una ragazza seria, insomma, adesso sta scherzando con me perché stiamo qua, insomma, stiamo a fare due battute. Spero che stai scherzando, insomma. Certo. Non siete, sono simpatici. No? Anche perché, insomma, dopo... Vabbè, a parte io sono fidanzato, però, ecco. C'ho tutto ciò... Cioè, ho tutto quello di cui ho bisogno. Però se fossi single, un pensierino ce lo farei. Lo prendo come un complimento. Sì. Non riesco a capire come fai. Cioè? Anche perché, insomma, abbiamo gli stessi gusti, le stesse cose, da quello che ho capito. Dobbiamo... Scusa, Matte, che stavo cercando di capire. Dobbiamo fare una pastella. Ah, ok, parlo di roba. Ok, ok, scusa, vai, 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 tranquilla, dai. No, dai, non mi frega. Scusa, Matte. Tranquilla. Come si sblocca? Okay. Ma che cazzo è? Con la faccia. Oh, scusa, scusa. Ma che è sta roba? È bellissimo, un unicorno. La pastella. La pastella. Tenere un po' in mano perché mi pare di essere. Allora, ascoltami. Vai. Ora che avete tutti gli arancini pronti, quindi bisogna fare prima gli arancini. Preparate la pastella. In una ciotola versate la farina setacciata. Dai un setaccio. Lasciate. No. Bene, farina però normale. Attenta, se no ti prendo. Un pizzico di sale e l'acqua a filo. Ho capito, Matte. Questo va bene? Sì, va benissimo. Ok. Devo prendere la farina, metterci dell'acqua così che viene tipo mollo. C'è scritto acqua a filo. Oh. Allora, aspetta. In una ciotola versate la farina setacciata, un pizzico di sale e l'acqua a filo. Mescolate accuratamente con una frusta per evitare si formino grumi. Deve venire questa cosa qua. Ok, poi? Il sale non ce lo mettiamo.
No, perché già ci sta sul riso. Poi li tuffiamo dentro gli arancini, poi dentro il pan grattato e poi li friggiamo. Ok, chiaro, ho capito. È facile. Tutto preciso. Quanta farina, che ha detto? Te lo dico subito. Quanta farina e quanto pan grattato? Grazie mille, umbelico 2 euro, grazie mille. Grammi. Un bacio enorme, umbelico. 200 grammi, umbelico. Mi ricorda quel qualcosa quel setaccio, Zora. Che ha fatto che Zora? Ha fatto Zora questo non lo so. Io direi di lavarlo, ma. No, più che altro è. È la parte dietro che è un problema. Mai dire mai. Mai dire mai, esatto. Vabbè. 200 grammi di farina. Io peso, eh. Oh, esci, porca troia. Ok. 200 grammi. 200 grammi? Di farina. Il pan grattato dove lo mettiamo? Però ce l'hai un'altra ciotola? Tocca la panquella? Qua però si è tutto un po' allentato, non so perché. Boh. I don't know. Passami un attimo il coso così lo asciugo. Prego. Vediamo se ci dice anche quanta acqua per la pastella. Mm? L'acqua da mettere dentro. Sì, sì. Quando? Acqua a filo, quindi fin quando non diventa quel composto lì, credo. Sì. No, 300 ml. 300 ml. Ce l'hai il coso per gli ml? Sì. A po'. Quel coso lì. Quello? Sì, è un buono sistema. Lo vuoi lavare tu? Vai. Posso buttare stesso nel lavandino? Sì, sì, vai, vai. Quindi acqua a setaccio? No, all'acqua, la farina. La farina, sì. Mettila in una ciotola a setaccio. Sì, certo che è non potabile. Beh, ci sono alcune zone dove l'acqua non è potabile. Che è? Cioè, affermo l'acqua non è potabile. Che cazzo è? Grazie mille, Dark Andre 26. Grazie mille, Resab di 2 mesi. Grazie mille per il mio. Ragazzi, lei è Lunaris. Lunaris 96 su Instagram. Sì. Lunaris 96 su Instagram. Ci sei? Mm-hmm. Mi dispiace veramente tanto per la parte. No? Guarda, quando mi hai detto quella cosa, veramente, a me certe volte mi fa incazzare. Quanti spettatori medici avevi te? 110. 110. Ed è richiesto 75. Esatto. È già la seconda volta che la richiedi. Mm-mm. Le cose su due. O ci sta qualcuno che ti vuole male, o non lo so. Quante ore fai del giorno di live? 2-3. Mm. Però tutti i giorni? 5 giorni su 7. Ah, ecco. I requisiti delle ore ce li ho. Mm. Non lo so allora, non lo so, guarda. Io vedo certa gente che c'ha la partner con 5-6 viewer, veramente, cioè mi viene proprio l'odio. Matte, ti ricordi la prima live con Luna Rise avevi fatto 3.000 spettatori? E oggi di nuovo primi in Italia sempre a CAZZZ duro bono. Grazie mille! Ah, Gothic! Parlo Gothic! Grazie, grazie mille! Ma l'importante non è gli spettatori, l'importante è la gente che mi segue e che mi vuole bene. Gli spettatori possono esserci pure 4-5.000 spettatori. Però nel senso se ci sta. Se sono tutti hater a filo, sai che significa a filo? Certo. Ok. Però non abbiamo più coperto sta roba. Vabbè. Sì, infatti, dai un po' una coperta. Ma così, ma. Abbiamo quasi finito. Allora, l'acqua c'è. Questo lo metto qua dentro. Sì. Allora. Allora, acqua a filo, inizio. Aspetta, serve qualcosa per sbattere. Siamo giù. Aiuta. Serve la mano? No, tranquilla, tranquilla. Mo, col coltello. Dai, non io riesco la botta. Col coltello. No, dentro, dal. No, così in basso, però. Vabbè, dai, fa niente. Dai. Tu hai detto dai una botta, io sono partita. Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Sto fa un sacco di pasticci. Ok. Qui
metti cosa? L'acqua, metti l'acqua. Metto. Sì, vai. Dimmi tu, va. Vai, tranquillo, tranquillo. Vado? Non ci devono... Tranquilla, se ti schizzo ti pulisco io. Va bene. Con la lingua. Va bene. Non ci stanno bolle, non ci devono essere bolle. Concentrati. Non ci devono essere bolle, che significa? Quelle bolle, vedi? Più forte, Matte! Ma è normale, più gli do forte, più gli viene le bolle. No. Vuoi fare tu? Se sei stanco ti do il cambio. Ah bella, io ho il polso allenato da 20 anni. 26, no, 26 anni. I grumi! Vabbè, raga, bolle d'aria, grumi. Ah, i tarzanelli! Wow. I tarzanelli, io li chiamo tarzanelli. Tarzanelli, perché? Ma i tarzanelli non so quelle cose del viso. Per culo. Ah, non so quelle palline di carne qui. Ma che no, sono i pezzi di merda sul culo. Dai, mi fa solo l'appetito! E vabbè, tu mi dici che sono i tarzanelli, io te non lo sapevo! Vabbè, dai. Vabbè, ho imparato una cosa nuova, ragazzi. Ok. Vai, fammi vedere come fai te. Ma mi sporco, non hai un grembiule? Vuoi un grembiule? Vabbè, dai. Ok, te do un grembiule. Ce l'hai un grembiule? Sì, sì, io vado, però. Però... Nel senso, se ti metti questa non è un problema se si sporca. Il problema è che non si vedono le tette, poi. Chi dia la chat? Chat, volete che la vesto? In modo che non si sporca, oppure la facciamo sporcare tutta. Me lo fai un bonu con megafono. Ma certo! Matte, no, ti prego. Non con me. Dimmi. Oh, bene, io direi che c'è la pastella, oh. Grumi, ne vedi? No. Pastella perfetta. Non è troppo liquida? Mm? No, eh? No, no. Ok, ci abbiamo tutto, allora. Abbiamo fatto tutto. Pan grattato è lì. No, sì. Si passa prima qui. Poi si passa... Ah, che cazzo stiamo a fare? Che? Devo fare prima le palle di riso. E esatto, poi prima le palle. Quindi le metto qua. Tocca fare le palle, Matte. Facciamo le palle. Il riso è pronto, lo prendiamo, prendo. Ciao Matte, sei un diavolo e grande Luna Rise, sei una bomba. Sì, sì, lei è una bomba. Grazie, Teco! Grazie quando, per quando è che ci siamo conosciuti? Ci eravamo conosciuti quando ci avevi? Mille iscritti su Twitch. Mille follower, adesso ce n'hai? 13.002. Porca miseria, raga. In un anno 13.000 follower, ne ha fatti quasi più di me. Tra 2-3 mesi faccio un anno. Sono 9 mesi di streaming, dai. 9 mesi di streaming, 13.000 follower, ragazzi. Sì. Lunaris trattino basso su Twitch e su Instagram invece? Lunaris 96, ragazzi. Seguitela perché c'ha delle foto. Ti piacciono le foto che metto su Instagram? Allora, a parte i piedi sporchi, devo essere sincero, a parte i piedi sporchi. I piedi sporchi. Sì. C'è chi piace, però. Esatto, eh. A parte i piedi sporchi, però il resto va tutto bene. I piedi sporchi. Sì, erano un po' sporchi quando cammini per terra. Vabbè, quando cammino scalza un pochetto, dai. Vabbè, ma prima che ti fai le foto pulisciteli, insomma. Non mi piace farmi la doccia, Matte. No? Quindi bella... A me piace proprio l'odore di donna. Sì? Ok, facciamo le palle di riso? Sì. Okay. Allora. Dove le mettiamo ste palle del riso? Qua? Sì. Vabbè, allora, tu le fai con ragù, io faccio con questo. Ci alterniamo i compiti. Ah, perché preferisci. Sono due diversi, non sono uguali? Sì, no. Due diverse. Quindi mi lavo le mani, levo l'anello. Lavo prima per sicurezza. Puoi andare in bagno perché qua c'ho lo svelto, poi ti rovinerò. Vai. Allora torno subito. Vuoi che attacco un bagno? Perché? Non lo so, sai dove sta il bagno? Sì, me l'ha fatto vedere già. Vedo se c'è l'asciugamano. Ok, arrivo. Arrivo.
magno di sto pezzo di cazzo! La vicina a pecorina! Intrattenimento! Sì, cazzo! Sì! Tappeticche! Sotto i denti! Sotto i denti! Eccoci! Ok. Ok. Mani pulite. Siamo pronti a sporcarcele. Sì, sì. Arrivo, un attimo che sto... Se vuoi io inizio, no? Sì, sì. La vicina! Però quanto riso dovrei prendere? Da riempire una mano. Se ci fai il buco dentro, ci metti la roba. Chiudi. Giusto? Vale, vale. Allora, in teoria, io da quello che mi ricordo, andava preso un po' di riso. Questo è il riso ormai è abbastanza freddo. Andava preso un po' di riso, si andava messo sulle mani così. Non mi ricordo come. Così tipo. Poi ci si metteva... Allora, questi qua devono essere rotondi. Quelli triangolari. Cioè, triangolari? Piramide. Come si fa? Ci proviamo. Brava. Io devo fare quelli rotondi però. Sì. Tu devi fare quelli triangolari. Ah, aspetta, prima di fare le palle ci dobbiamo bagnare le mani, dicono. Ma io sono... Mi sono già sporcata. Sporcata dove? Eh no, nel senso di dito. Ma così proprio, sicuro? Dicono. Sicuro, ragazzi? Sì, forse perché deve scivolare. Fidiamoci. Ok, allora. Facciamo una palla. Ah, quindi una palla devo fare? No, tu devi fare il triangolo. E come si fa il triangolo? Non lo so. Vabbè, dai, facciamo pure io la palla, dai. Palla? Sì. No, facci se pesco palle, porco diavolo! Fai schifo, io non mangerei mai qualcosa cucinato da te. Hai ragione, ma oggi cucina Lunaris. Da me lo mangeresti? Ok, una palla. Poi al centro, no? Ci devo mettere sta roba, no? Sì. Poi dovresti... Lasciate! Mi sto concentrando tantissimo. Ma te non si chiude. Porca troia, lo so, ho visto. Ragazzi, richiede molta concentrazione. Non è facile. Lo zafferano non ce l'abbiamo. Purtroppo. Ok. Chiac, la prima è pronta. Aspetta, aspetta. Ok. Vabbè, la mia è un po'... Non è una palla, ma è... La mia, guarda. Sì, sì, la tua è perfetta, la mia pure. Ok. Eccola. Continuiamo? Sì. Tanto abbiamo... Quante ne vogliamo fare? Tutte? Penso di sì, dai, tanto qua 10 minuti abbiamo fatto tutto. Sì. Mate me la canti la canzone che fa mamma u. Mamma u che? No, non è quella. Mamma e... non è quella, vero? No. Mamma ah, sono grandissimi, dicono che sono troppo grandi. Più piccole. Matteo è troppo calmo. Sono calmo perché, ragazzi, qua nel senso c'ho paura che non scappa fuori. Facciamo un buco al centro. Questa l'ho fatta più piccola, Madonna. Cazzo, se non scappa fuori, che figura di merda. Che cosa deve scappare fuori? La palla. Se si apre? Oh.
No, 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 no! Matte! Noni! Noni, noni, noni! Dai, no! Riesci? No, no, dissociati, dissociati! Mi dissocio, Twitch! Mi dissocio! Ok. Bloccato? No, dissociati, dissociati, dissociati! Mi dissocio, Twitch! Twitch! Dissociati, dissociati, urla, urla, urla! Mi dissocio, Twitch! Urla! 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 La la la! Urla! Palla di riso! Palla di riso! Palla! Finito? Sì. Ok. Dai, raga, c'ho le mani tutte impappate. Dai! Sporco. Dai, cazzo! Siete cattivi! Mi sono dissociata, però, dai. Sì, sì, dai, speriamo che non succeda niente. Ma te, questa palla non si chiude, merda. È una donna che cantava, ragazzi. Sì, stava lirico. Cantava, cantava. Oh, vaffanculo, va bene così. Ah, pupazzo! Manco questa si chiude. Ma te, devi mettere meno roba dentro, allora. Ma te. Cazzo, mi fai mangio. Dovremmo cuocerle! Buono? Com'è? Salato? Ah, buono! Buono? Fatto bene i boy. Tu non avrai la tua porzione dopo. Oh, no! Almone. Non è male, ci sta. Matte dopo non avrà la palla di riso, ragazzi. L'ha già mangiato. Mi sono sporcato tutto. Ti sei sporcato? Mi chiedo come mai, Matte. Ok. Donna, sapessi. Che devo sapere? No, niente. Grazie mille il pisellone, 5 euro. Ma non mettete sta roba, per favore. Cazzo, non ho fatto in tempo nemmeno. Vada là, si è sporcato tutto. Non ho fatto in tempo. Vada. Oh, no. E scivolava un mouse. Non gioca. Troia. Beh, abbiamo urlato. Ci siamo. Ok. Senti, raga, io sto facendo del mio meglio, ma. Non si chiudono. Matte, se ci si aprono le palle. Mangiamo le crude. Mo vediamo, dai, ci proviamo, dai. Non friggiamole. Te devi bagnare le mani comunque, te le sei bagnate? Sì. Su ogni palla. Su ogni palla mi devo bagnare le mani. Ogni palla che tocco mi lavo le mani. Esatto, bravo. Matei, ma cosa hai in fronte? Che c'ho? Che c'ho sulla fronte? Devo asciugare, è vero. Che c'ho sulla fronte? Guardami. Niente. Niente. Non c'ho niente. Potremmo mettere un chicco di riso, però. Non so che cazzo ci sia, boh. Ok, se te ne bagni, però vengono fuori bene, dai. È vero, dai, con le mani bagnate. E però le altre non abbiamo fatto così, mo. Che fa? Mica devo rifare. Vabbè, senti, vuoi che faccia il ragù o finisco questo? Quante ne fate due ragù? Io due. Dai, anche se scappa male, che cazzo me ne frega, dai. Ah, a pecorina! Parlami d'amore! Mario! Mario! Non li dovete citare, cazzo! No, guardate oltre, che bellina! Oltre in cucina, che cosa fai te? Oltre la cucina? Ma in che senso? Su, in stream, che cosa porti oltre in cucina? Ah, di solito. Fino a poco tempo fa portavo anche Fortnite. Poi quel gioco mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Un bacio sulla guancia, ragazzi. Certo. Ma sulla guancia pure senza sordi, insomma. E io a te? Perché dopo si vede il rossetto, se lo vede Sara. No, no, questo guarda. Ah, prova di bacio. Prova di bacio il mio rossetto. A prova di corna. Oddio. L'abbiamo fatto, ragazzi, hai visto? Mi dovevo lavare le mani, cazzo. Eh sì.
Ok. Però stanno scappando, fuori delle belle palle, dai. No, hai visto? Sì. Siamo bravi a fare le palle. L'aspettavi? No. Manco io. Ok. Ragazzi, voi siete bravi a fare le palle. Sono bravo a fare un'altra cosa. Cosa? Sapessi. Ma te quando farai un raduno? Quando farò... Mi dissocio da questa ricetta. Ma è buona, raga, sta ricetta. Perché? Cioè, alla fine non abbiamo cucinato. Abbiamo preso la ricetta di Giallo Zafferano. Esatto. Quello che fa le ricette coi contro coglions. Ma vuoi fatto l'ultima? Vai. Mazza, sei grossa sta palla. Questa non è una palla, questa è un coglione di toro. E poi si è aperta. Ma la chiudiamo. Mettecene un po' di più. No, non c'è bisogno. Tu devi schiacciare il riso. Quella è già grossa, se no... Tu la schiacci e poi la fai. No. Così è al sugo, però. Che ne verrà fuori, Matt? Non lo so. Ok. Ma è una replica? No, non è una replica, raga. Mi dica che questa qua non è una replica. Non è una replica, siamo in live, ragazzi. Live, liveissima. Ma quindi faccio l'ultima palla? La vuoi fare tu o lo faccio io? Mi sono lavata le mani, però. Tu fallo, tu dai. Dai, la faccio io, dai. Parla col sugo, però. Secondo me viene più buona la palla di riso col sugo. Chi è questa? Questa qui, ragazzi, è Lunaris, una streamer. Piacere. E poi, cioè, tu fai così, prendi meno riso e poi ci metti il riso sopra. Sì. Non fai come me che prendi tanto, fai il buco. No, no, e no. Ci rimetti con quella roba lì. No. Replica, ma quale replica? Au. Siamo in live. Ah, ok. È avanzato un po' di roba, però. Beh. Me la mangio così oppure ci pensa Schianto a mangiarsela tranquillo. Vabbè, ah, ci puoi fare un po' di pasta. Tutto. Ma sai quanto mangia Schianto? Quanto mangia? Tanto? Madonna. È di buona fortuna. Mezzo chilo di pasta a pranzo. Secondo me mangia un po' troppo, poraccio. Bisogna dirglielo che non è salutare. Per il cuore. Però dice che sta a posto, sta bene. No, sì. Non è off. Un saluto dalla Sicilia. Dalla Sicilia con amore e anche l'arancine. È vero, è vero. Questa si ciao apre. Ciao Giuseppe. Vero? Sì, questa si apre, sì. Mettiamo via. Mettiamo però via. Però guarda, devo mangiare? C'hai fame? Ma così devo mangiare? Sì, a secco, mangia. Prova un po', sì, prova. Com'è? Ti piace? Ti vedo un po'... Mica male. Eh? Mica male. Te l'ho detto. Però c'è un po' troppo sale. È troppo sale, sì, te l'ho detto, cazzo. Che? Niente. Vabbè, non mangia, no, allora, non ho offeso nessuno, nel senso, lui mangia tanto a casa sua, ma... Venite miei seguaci. Che cazzo significa? 5 euro, grazie mille, oscuro signore. Vado a schippare perché questa cosa qui è bannabile. Grazie mille, oscuro signore, di 5 euro. La vicina! Ma cos'era quel coso? Buona, comunque, ho mangiato tutta. Sì, sì. Ti piace? Non male. Se non ti lecchi le dita... Godi solo metà. Ma va bene anche una pentoletta più piccola di questa, cioè penso che sì, non serve per forza quella grossa. Va bene, però l'importante è che siano totalmente immerse nell'olio. Non devono... Cioè, per dire, anche questa va bene. Però ne fai una alla volta, due alla volta. Non sì, tanto quattro ne viene fuori qua. Va bene. 4-5, non è che... Va bene, allora. Allora. Quindi, ragazzi, olio extravergine per friggere, quindi. Sì, mi sa di sì. Ma questo quant'è? Ma sai che forse basta, Matte? Capito? Basta, dici? Non lo so. Al massimo lo aggiungiamo sopra quello. Ma no. Deve essere fiamma al massimo? No. No. Sei pazzo. Schizza ovunque dopo. Io metto 6 nel dubbio. Vediamo se... Al massimo, olio è sì. Olio. Beh, infatti. Esatto, l'olio è olio.
mettiamo tutto quello, poi se vediamo se che è poco ne aggiungiamo l'altro. Ma se possono mescolare i due oli? Beh, non si può friggere con l'altro, almeno così è meno pesante. Ma serve anche l'altro, troppo poco. Non sì, la copre. Troppo poco, poco, poco. Poi devo prendere Pietro Coricelli qua. Sì, Pietro Coricelli, il grandissimo... Tu sai chi è Pietro Coricelli? No, chi è Matte? Tu lo conosci? Sì. Un contadino. È un contadino. Ha iniziato da zero, no? E piano piano si è fatto quando l'impero di olio, di uva. No, sto scherzando, lo conosco. Aia che botta. Hai visto? Vai ad alzare i pesi, mi fa dare schiaffi più sì. Schiaffosi. Basta, Matte. No, basta, dici. No, secondo me no. Che ce l'ho messo? Non viene bene quello che vuoi. Che? Non lo so. Troppo. Un litro basta, dici? Ma questo è Gigi D'Alessio! Gigi D'Alessio! Raccontare! Nel dubbio mi dissocio e mi tocco pure le palle. Ok, Gigi D'Alessio non ti piace? Porta sfiga. Vero? Madonna! Matte! Dovevamo prima passare in pastelle e poi friggere. Spegni! Sì, ma intanto fare cuocere un attimo l'olio, no? Allora mettiamo a fare questo. Abbassa la fiamma allora. No, prima, cioè... Prima tu dici sì, ok, ho capito, vai. Andiamo? Sì, sì. Grande a chi ha messo Gigi D'Alessio comunque, ragazzi. L'ultima volta che hanno messo Gigi D'Alessio? Eh. Sono rimasto single per 4 anni di fila. Cazzo. Ma Gigi D'Alessio fa un sacco di canzoni d'amore, però. Lo so, quindi fammi toccare palle perché non si sa mai, perché io... Bellissimo! Io lo andrò a vedere al cinema il nuovo, ragazzi. Avengers è bellissimo. Matteo, io non inzuppo senza di te. La spada, Matte! Angelo! Cazzo! Bellissimo, raga. Nuovo Avengers. Sarai tu quello che salverà il mondo, lo sai? Matteo, posso mettere? No. Io ho paura, fai tu. Voglio un livello 1. Sono sporcato quel muro, no. Vabbè. Hai fatto un buco? Sì, ho un buchetto. Allora, che bisogna fare? Bisogna immergere in questa roba e poi lì dentro senza però bisogna vedere un attimo se la farina è cotta, no? Cotta. Tu lo sai il segreto? Di prendi che? Un po' di farina e ce la metti sopra per vedere se fa le bollicine. Ma no, dobbiamo prima mettere qui. Ah, ok. Il problema è che pure che si apra, Matte. Allora. Fallo tu. Ok. Madonna, ragazzi, questa è la parte più difficile. Dici? Se riesce questa è fatta. Non si apre. Metti lì, poi faccio io lì. Sì. Sei aperta? No. Ok. Basta fare piano piano. Se pesco palle, porco diavolo! Le abbiamo messi i piselli, reghi. Pronta, levala. Vai. Pitta. No, levala e mettila da qualche altra parte. Lì dentro, no? Nell'olio? Vediamo se l'olio è pronto, così ce lo schiacciamo dentro intanto. Che dici? Non fa niente, quindi l'olio non è caldo. No, ancora no. Vai, faccio io. Lì. Il problema è dove li appoggio? Beh, le metto lì finché non si riempie, insomma. Sì, sì. L'olio esplode, ragazzi, io non lo so come cosa viene fuori con l'extravergine. Manco io lo so. Ma nel dubbio stavolta cuocio piano piano, quindi. Che forma ha secondo te? Ti sembra una palla? Occhio perché qua. Grazie mille Nicolas, 5 euro, grazie mille. Grazie. Fatto? Sì.
Ci sono. Vai, passa in pastella. Senza paura. Tranquilla, l'olio è l'olio. Ballare intanto. È napoletano, io lo capisco. Ok, grazie. Mi prude il naso, Matte. Mi prude il naso. Troppo prudo io. Come lo gratti tu di solito? Con la mano aperta. Metti la mano aperta. Ma c'è la mano sporca. Ma mi hai sporcato gli occhiali, guarda. Dai. Ok, va bene. Grazie. Il problema è che mo c'ho i vetri sporchi e non vedo. Ok, i vetri? I vetri, la vetrina. Gli occhiali. Veramente ti prudeva il naso? Sì, certo. Perché a te non prude mai il naso? Sì. Capita a tutti tipo, che prude il naso. Alito sopra. Grazie mille, Rocky 3, grazie mille del sub. E Dani, dammi Ceppe 9, grazie mille, 2 euro. Allora. Matte, le pastelle! Le pastelle. No, sì. Facci, se e quello? Dici che è pronto? Quello? Vedi un po' col coso. La farina? Sì. Non ancora. Va bene. Vai. Che in 2 minuti si mangia. Lasciate! Ok. Lasciate! Ci siamo. Non trovi che al tatto siano strane? Vero? Non lo so. Cioè, nel senso fa, capito, appiccicoso, no? Non ti fa quell'impressione. Non ne ho idea, veramente, ti giuro. Non so come non so come devono essere nella vita reale. Fatto? Aspetta. Tienila in mano. Qua sta finendo lo spazio. Vai. Esatto. Che dicono? Come uso io le mani, nessuno. Esatto. Vuol dire che sono brava in cucina, quindi. Brava in cucina. Brava a giocare. No, pacci, se. Brava in cucina, scarsa. No, scherzo. Meglio non dire queste cose. Vai. Penso che sei brava anche lì. In quella. Volevo dire delle cose, ma... No, non di niente, dai, tranquillo. Se te la senti, dillo, se no fa niente. No, nel senso lascio giudicare chi deve, no? Non mi autogiudico. Esatto, il fortunato. O sfortunato, che ne sai? No, perché? Se non sono brava è sfortunato. L'importante è che non ci vai con i denti. Ma non stavo parlando delle mani? Sì. L'importante è che non stringi troppo, allora. Grazie mille, Nicolas, 4 euro e 2. Oh, ma storio? Ma te menti? No, meglio di no, perché dopo fa pum pum. Ma così? Sì, un attimo, non ci penso io. Bullet cam intrusi. È lì, dalle! Ballate come i truzzi. Cos'è? Bello, i truzzi. Sai ballare come i truzzi? No. Ti insegno io. Gli etruschi era... No, gli etruschi. I truzzi? I truzzi. Non so chi siano i truzzi.
po' brutto. Vabbè, comunque lei è bravissima a ballare, ragazzi. Oh, tocca solo friggere. Sì, è rimasto solamente il friggere, la parte più critica. Più difficile, sì. Quanto deve stare l'olio di solito, ragazzi? Non lo so, Matte. Secondo me almeno qualche minuto. Ci siamo quasi, eh? Ah, sto sudando. Quella danza mi ha... Ti ha fatto sudare? Sì. In piedi, no, sono una vecchia. No, no, vabbè, se ti vuoi mettere seduta, non mettere seduta, tranquilla. Qua così tanto almeno si vedono... Finché l'olio non si cosa. Sì, sì, tranquillo. Addrizza la scritta, l'ho già addrizzata. Vero? Sì, sì, è tutto dritto. Adesso è tutto dritto. E non so se è pronto o meno, raga, l'olio. Che deve fare quando è pronto? Deve... No, dai, Gigi, adesso ancora. Dai, bello, Gigi. Ma che bello, Gigi. Buono! Dai, proviamo a cucinarne una. Vai. Ne provo a mettere una? Spero che non scoppia. Non citare. Vai. Non gli arancini, Reghi, secondo voi quanti minuti devo... Matte, scusa! Successo? Scoppiato? Ho fatto cadere lo sgabello. L'olio è olio. Ti sei fatta male, no? No, no! Stavo parlando, ho appoggiato il piede e papà! E pensavo fosse scoppiato, cazzo! Scusate, stavo chiedendo quanto tempo aspetta, deve... Aspetta, senti. Te faccio vedere io come si frigge. L'olio è olio. L'olio è olio. Se voglio fare con l'olio, faccio con l'olio extravergine. Porco Dio, porco Dio, porca la Madonna di Dio, fermate, porca Madonna di Dio. Che cosa è successo? Hai messo l'olio nel microonde. Porco Dio. No. Che cos'è quel coso tipo? Ha fatto, porco Dio, ha fatto porco tipo un cucine sbazzolo la pentola. Porco Dio. Unico. Porco Madonna. Ma vanno bene anche dei tovaglioli. Ma che cazzo? Matti. Ridono tutti, Matte. Comunque puzza di olio extravergine, ragazzi. Qua tutta roba industriale ci abbiamo. Madonna, pure la pasta ho visto che ci avete. Sì, sì. Taglia. Questo è Gigi Dazz! Sì, sì. È cazzo d'ora! Senza motore! Tutta la notte! Corri mignotte! Faro maraforo! Stavo facendo la cheerleader dietro! Ne hai preso troppo! Allora lascia così, poi quelle che leviamo le mettiamo qui e le ricopriamo, capito? Così assorbe sì. Un altro olio. Ok, secondo me è pronta. Basta un altro po'. Vai. Ci siamo, pronto, si mangia. E va 30 secondi. Non so, tu lo sai che colore c'è la... Beh, dovrebbe essere dorata. Così.
Sì. Vedi quella parte lì va bene, vedi quella va bene laterale. Questa tutta? No. Vedi quella parte lì com'è dorata? Lasciala 10 secondi. Ok. Grazie mille Psycho, Psycho Named, grazie mille del sub. Un bacio enorme. 5 euro Nicolas, grazie mille. Oh, ridendo scherzando siamo tornati a 20 ore. È vero, eh. Vai, levala, levala. Si brucia, si brucia. No, non si è bruciato. Vedi ora com'è dorata. Quindi così è il colore perfetto. Secondo me sì. E non si è aperta, Matte. No. Metto un'altra? Vai. Te l'appoggio sopra. Sì, occhio per Scott. Mamma! Vino Flam! Grazie questo fray! Grazie questo fray! Mamma! Mamma! Grazie Mino! Ma sono i Queen! E comunque c'è un'applicazione su Twitch, un gioco nuovo che hanno fatto, tipo che si può fa le sfide di canto con altri streamer. Vero? Twitch Sing. Che figo, non lo conosco. Stavo a fare questa. Qua ti sei sporcata? Quello che ti dicevo. Ti pulisco? Vai. Dopo ci metto un po' d'acqua. Poi ti pulisco io di là. Va bene. Sai pulire? Ma che lasciamo la cosa dentro all'olio da sola? Non può. Schifo. Esatto. Aspettiamo, facciamo un attimo gli arancini e poi la vado un attimo a lavare perché guarda qua, si è sporcata tutta. Vale, so, fa vedere. Ecco, sei un attimo un po' sporcata qua, quindi è un po', ecco. Grazie mille Bloodfly006, grazie mille dal sub e Tandulli, grazie mille Tandulli. Grazie mille. Benvenuti. Benvenuti a tutti. Tu sei benvenuto nella casa. Blu. Bravo, conosci? Tu sei benvenuto nella casa, tu. Blu. Tu sei benvenuto. Porco Dio! Faceva così, no? Sì, uguale, Matte. Uguale, bravo. Quella che conosco io faceva così, scusa. Me l'hai detto tu, scusa. La ricordavo diversa da bambina, però. Questa è la versione adulta. Esatto. Dai, dai. Quanto olio. Scusate raga, mi dissocio, scusate. Ci dissociamo. No, perché ogni tanto loro me requestano queste cose, capito? Quindi secondo me ne metti due alla volta adesso, perché due? L'olio è caldo, quindi l'olio dici che è perfetto l'olio. Sì, alza. Non ancora un po', però magari le prossime ne metti due alla volta. Dici che va bene così, io alzo un po' l'olio. No, va bene. Non puoi aggiungere altro olio. Non si aggiunge l'olio perché è freddo. Non vuoi. Arancina, che abbiamo detto? Palle e rise si chiama. Così non palle si... e rise, come pare palle. Bra. Esatto. La P più marcata, ma te. Pare pal. Ah, bra. Pare pal. La prossima volta che vado a fare metano. Pare pal. Vabbè, tu non sai quello che è successo l'altro giorno. No, che è successo? No, lascia perdere. M-A-T-T-E-U-R-L-A-B-O-N-O-O-O-O-O. L'ha messo, Starsky. Grazie mille, Starsky Cucù, 5 euro. Un bacio enorme, grazie mille, bello mio. Eccola. Ma dura tutta la canzone? Sì. Questa qua io intendevo... Tu sei benvenuto nella casa. Vabbè. Questa io intendevo questa qua. Grazie mille Starky. Vai. È pronta. Sì. Dice è pronta? Direi di sì, Matt. Dorata, capito? Vai. Ciò che certo è un'opera inimmaginabile per voi. Mettiamone due alla oggi volta. Oggi in cucina posta nel parco di Magno. Guardate. Vai. Qua che mega cucina bellissima, Moise. Guarda qua.
apri lo sportello, guarda un po' come si chiude e si chiude da solo. Carina, preciso, cazzo, materiali, sicuro, vuoi lasciare le cose così? Lavello che non c'è sto nemmeno, porco di magno. Ciascuno di voi, grazie mille, arriviamo subito. Preciso. Sotto i denti! Buono! No pacci se pesco palle, porco diavolo! Vicina a pecorina! Sì, eccoci! Guarda, sono pulita! C'è un buon profumo, non puzza! Sono pulita, guardate! Sì, sì, l'ho pulita, l'ho pulita! Matt è stato bravo! Sì! Ha schizzato l'olio? Porca pure dietro al culo. L'hai dietro il culo? Veramente? Vabbè, ma sulla coscia, non è culo culo, dai. Culo coscia. Vabbè, mi pulisco io là, dai. Va. Sono sporcata ovunque, ragazzi. Ne vado? Sì. Grazie. Vedi tu? Vai. Sì, ma dovrebbe essere pronto, tranquilla. Allora, dai che ce ne mancano 4. Se mettiamo 2 alla volta, famo subito. Sì, le matte sono dorate. Sono pronte, dici? Secondo me sì. Se vuoi le facciamo stare di più. Ah, vedi, sono dello stesso colore di queste. Cazzo, si è aperta una. Si è aperta? Senta, scusa. No, si è aperta tanto? No, lì di lato. Ah, fa niente, finché resta compatta. Lasciate. Vai, te ne appoggio 2. No. Questa è un po' aperta. Prega. Perfetto. Che ore sono? Sono le 23:13. Sono passate 2 ore e mezza. No, 2 ore. Mazza! 2 ore. Sono passate veloci, eh? Sì, molto. C'è fatto no, male. Traditore no, ragazzi. No, io non tradisco. Mi ha solo aiutato. Esatto. Non tradisco, ragazzi, cioè. Bravo, sono cosa ne pensi persona... del tradimento, Matte? Non voglio parlarne perché sono stato tradito, giusto? Vuoi saperlo? Se ti va di non ti far star male. Ok. Quindi vuoi sapere che ne penso? Fa schifo. Non c'è senso tradire, ragazzi. Se non sei bene con una persona, la lasci. Esatto. Poi fai quello che vuoi, insomma. Esatto. Non che, insomma, ci si sente e poi così. Dai. Ma mangiamo le arancine. Non ci pensa. Brava. Pensiamo a magnà. Di pesche. Che ho detto?
Che non sono mutato, che ho detto? Per non dimenticare, 5 euro. Io li bandi alla Caritas! Vediamo se c'è qualcuno che si ricorda. No, vabbè, lascia perdere, lascia perdere. No, no, meglio. Butto delle sotto, porco diavolo morto! Vai a fare il culo, troia di merda! So con la vacca in calore chiamano, madonna del Dio! Lì è impulito. Matte, secondo me ci siamo. Cazzo! Dici? Vedi, alza, sollevi. Vuoi assaggiare? No, no, io penso. Eccolo! Corri, 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 corri! Metto di favore questo, così. Corri! E sali sopra, porco diavolo morto, Dio santo, Dio! No! Della! Ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornare! Corri, arrammica del porco! Sì, dai, ci siamo! Dai, che si mangia! Cos'è da bere, Matte? Da bere. Un po' di succo se vuoi, penso che hanno comprato il succo, io non c'ho niente, l'acqua se vuoi. Tu vuoi l'acqua? Va bene, l'acqua, dai. È pronta, dici? O questa è un altro po'? Lasciala, quella, la vedo pallida. E anche io la vedo pallida. Devono essere belle abbronzate per essere. Io sono! Anch'io te vedo bella pallida. Matteo Kessler! Vedi pallida? Streamer di Twitch! E oggi spaccherò l'uovo di Pasqua! Gli abbronza! Siamo da soli. Controlliamo la palla, dai. Raga, voi mi vedete pallida? Sono pallida? No, sono abbronzata. C'ho pure la cipria. No, pallida no, forse un po' emozionata. Ho il cazzo duro. Può essere. Ah, c'è pure il succo, vedi? Buono il succo. Ti piace il succo all'ace? L'ace è il mio preferito. Anche il mio. Bellissimo. Tante cose in comune. Che bevi te? Coca? Io acqua. Coca, no, di solito Coca, Fanta, Sprite. Dio, forse la mia preferita è la Sprite. Che ti piace a te la Coca? Anche quella di Sara la preferita è la Sprite, sai? Sì, mi piace la gazzuzza, tipo. Vai, vai, metti due. Le ultime due? Sì. Tu che bevi? Io? Fanta. No, 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 io Coca. Ok, dai. Avemo finito. Oh. Io Coca. Coca? È buona la Coca-Cola. Però è troppo... Beh, anche la gassosa è gassata. È gassata. Allora, facciamo un po' di, infatti... diciamo, ordine. Poi non si è fatto. Questo è pulito, perché se non la puoi... Ok. Penso che arriva. Attenta. La cipolla va in frigo. Cipolla, sì. C'è la pellicola bianca. Li utilizziamo? Sì. Facciamo gli ambientalisti. Questo non so che cazzo ci faccio. Cipolla, anche il burro va in frigo, eh. Il frigo dov'è? Di là, vero? Sì. Ma vado io allora. Vai tu? Yes. Solo questo. Grazie mille, che... Andrea94, grazie mille del resub di 5 mesi. Un bacio enorme, grazie mille. Vabbè. No, raga, non è una buttana, dai. Per noi gli dite così, puretta. Una ragazza seria, Lunaris. Allora. Questo pan grattato. Se rovina, dici, di fuori il pan grattato? No. Questo nel congelatore, penso che devi metterlo. Come mai un congelatore? Eh? Ti lascio immobile. Dici? Sì. Non se rovina? Io a casa faccio così, è 2 anni. Allora. Cerco una stecchetta per legarlo. Non va in congelatore. Ragazzi, ho conosciuto una persona che comprava le mozzarelle, no, quelle fresche che tu prendi, ma quelle fresche belle, dato che non le mangiava tutte, le congelava. Ragazzi, congelava le mozzarelle. Cioè, ma di cosa? Ti giuro, Matte, congelava le mozzarelle. E una volta ha preso la scatoletta di tonno, ne ha mangiata metà e ha congelato la scatoletta col tonno. Io non lo so, questa persona è chiaramente matta. Cioè, come cazzo fa a congelare il tonno? Non lo so. Il 3
sentimento. Più che altro io non capisco l'altra persona come fa ad accettare il fatto che, insomma, di essere l'amante de... sono i meglio, quelli sono i peggio stronzi, possiamo dire. Nel senso, sai che quella persona è fidanzata, che cavolo gli vai a mettere le corna, più che altro, quello è. Sono le persone di merda. Oppure che, ti, che si sta sentendo con uno, tu gli vai a rompere i coglioni, cioè. Mm-hmm. Raffredda l'olio con l'acqua. Grazie mille, Ivan Rossignoli! Un bacio enorme. Grazie per i cheers. Raffredda? L'olio con l'acqua, dicono. Ma scoppia poi. Amica, sono stupido io, ragazzi. Ho provato, ragazzi, a trollarlo, ma lo sa, lo sanno tutti, dai, anche i bambini lo sanno che non si mette l'acqua. Beh, oddio, occhi. Dipende. Io a 14 anni ho mandato fuoco a casa. Come hai fatto? L'acqua dell'olio? Sera, sì, troppo fumo l'olio, ci sono messo l'acqua fredda. Veramente? La cucina, ho mandato fuoco alla cucina. Però tranquilla, cioè, alla fine non è che è andato fino sopra il coso, nel senso, solamente i mobili sono bruciati dopo. Però ti compieri però. Sì, sì, subito. Solo tu potevi. Però ti ripeto, c'avevo 13-14 anni, non c'avevo... Era la mia prima... piccolo. Era la prima volta che friggevo. Non... Posso prendere un bicchiere? Sì. Di questi? Vada, vada. Così bevo un po'. C'ho la gola secca. Vai, vai. Hai già sbattuto tu? Hai già sbattuto tu il succo? No. Sì, sì, sì. Ah, sì? Matte, secondo me sono pronte quelle, poi non lo so. Basta, 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 sì. Troppo. Ok. Poi. Allora, per te quello, per me invece occhio. Occhio alla gamba. Bevi in quello? Tu mi farai un infarto. Oh, scusa. Mamma mia, è gelido, bello. Ti piace gelido? Sì, mi piacciono le cose fredde. Avvicina a pezzorina. Non male. Grazie mille, dai, 2 euro. Caccia, caccia. Ciao. Avvicina a pezzorina. Dai, Matt, siamo stati bravi, non si sono aperte. È una vittoria questa. Posso scappare, vabbè. Se fosse un ristorante, sicuramente non le venderei queste, nemmeno a, no, nemmeno se le regalo. Però. Dai, però c'è l'amore. Io quando faccio le live in cucina, quando capita, dico sempre che anche se le cose non sembrano buone, un po' così, c'è l'amore che ci abbiamo messo dentro, no? L'importante è l'amore in cucina. L'impegno. L'impegno, l'amore. Capito? L'importante è crederci, poi il risultato finale esatto. È un optional, ragazzi. Non importa a nessuno. Poi quando stavo con vabbè, una persona, gli ho preparato una bella torta a forma di cuore. Ah. Ho scritto ti amo sopra. Che romantico. Sì, sì. Quella torta quanto amore ci ha messo? Tanto, tanto. Proprio si vedeva l'impegno quando stavo in streaming, perché lei dormiva di là e io stavo qua in stream, stavo cercando. Quindi hai fatto in stream? Sì, sì, tutto in stream. Si vede che stavo impegnatissimo tutto. Poi vabbè, meglio non parlare. Ma te hai spento? Hai spento l'olio? Sì, l'olio è spento. No, che sentivo ancora. Sì, sì, no, no. Quindi aspetta. È tempo di mangiare. Pa, sì. Pa. Ah, questo è un mo' però, ascolta. No, no, lascialo lì. Ma non è un'altra sedia, però. Sì, sì, mo' lo vado a prendere. Ah, ok. Dopo ci penso io. Allora, vado a prendere un'altra sedia. Vai. E ci sono. E mangiamo, Righi. Secondo voi saranno buone? Vogliamo fare delle, non lo so, delle bet, come si dice in inglese? Saranno buone sì o saranno buone no? Secondo me sì. Scritta storta, raga, non è storta. Pulisci, dopo puliamo. Ma perché mi dicono tutti che è storta, Matte? Mi trollano. Che sedia raffinata. È dritta. Con gli occhiali. Sai perché ti dicono che è storta? Vieni qua. Sai perché? Dov'è storta? Ok, allora non la drizzo.
Non la drizzo. Di quello che ti ho detto per favore, perché dopo c'è sta Sara che è gelosa. Mi ha detto Matteo nell'orecchio che voi volete che io mi giro perché volete vedermi il culo. Volete vedermi il culo? A pupazzi! Siete dei troll! Ok. Culo si scrive con la Q di quadro. Così sembro più basso di te. Voi sedesti qui? Sì. Vai. Stai comoda? Ah, sì. Ok. Comoda, oh. Pancino pronto, anzi che pieno, pronto. Pronto il la pancia? Ah, qua. Vai. Vediamo un po'. Rullo i tamburi! Oh! Olè! Olè! Oh, secondo me dai, non sono venute male. Poi voglio il voto dalla chat. Secondo me... Visivamente. No, secondo me fa schifo. Matte! No, così lì... Capito? Spiega, arrivo e zoom un po'. Intrattenimento! Sì. Allora, zoom un po'. Vai, vai, zoom. No, pacci se pesca. Zoom. Che figo. Ciao. Secondo voi da 1 a 10 sembrano 5. Buone l'aspetto almeno? 5 dicono. Loro possono giudicare l'aspetto. Loro dicono 5, poi non so se è vero o meno. Allora, mica tutti 5, io leggo anche dei 10. 10, ma che 10? Questi non sono arancini, sono panini. Che era? No, niente. Un po' di roba mia. Ok. Allora, vedi, addirittura 90. Prendi una forchetta? C'è qua, 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 qua. Ma te non hai posato. Vabbè, io mangio con le mani. Mangio prima con le mani. Qual è il problema? Sei pronta? Vai. Allora. Quelli che squattano di meno sono questi, penso. Messi prima. Se già si è aperta. Sì. Buon appetito. A te. Ti spamma il tuo amico. Ma te fai una faccia bella. Sorridente. È buonissimo. Porteremo montagne di pilu, ma soprattutto, ovunque sarà Matteos. Ci sarà pilu, ma te regalami la sub. Grazie mille Johnny, 5 euro. Arrivato. Ma come ti chiami? Lascilo in calore, penso. Come sono, Matte? Un po' salate, però non sono male, dai. Il sugo è buono. Mi sono scordato di dirti, ne dovevamo fare una per Gischianto, super col peperoncino proprio. Ma perché vuoi fargli? Ma porco... Uno scherzo voglio fargli. Ce la puoi aggiungere sopra, ma senza si veda. Lasciate! Mi piace? Bevo qua? Ah, qua, qua. La vicina! Grazie. Pecorina! Mangi un'altra te, un'altra ancora? Io sto a posto. Allora, queste le lasciamo quando vengono loro. Però sono buone, dai. No, sono sì. La prima volta, ragazzi, che mangio le arancine.
fatte da Lunaris, che non ho pure Dana, ma detto onestamente le abbiamo fatte insieme. Sì, ma non sembrano arancine. È la versione rivisitata questa, 2K19. Esatto. Grande M-A-T-T-E. Grazie mille, Dani Milani! Oi, lungo orgasmi! Levate, Memphisi, fermati! Oh. E la Madonna! Devo cominciare a cantare? No, non funziona, non mi serve. Parlami d'amore, Mario! Fatto. Che Mario potente! Che mi era partito, hai visto? Eh no. Tutta la mia vita. C'è uno in chat che dice... No, stai tranquillo. C'è uno in chat che dice... Lunaris mi allatti. Ma se non sono incinta non ho il latte. C'è Giucci, non esce niente. C'hai mai provato? A spremere, diciamo. No. No? A mia mamma una volta è successo. Però lei ha già avuto bambini, quindi era normale. Sì. E un'altra quasi me lo mangio. Io vorrei assaggiare quella con il prosciutto mozzarella. Tieni, non è questa. Facciamo metà? Vai, metà, perché metà era... Non fai a toglierla. Perché è scotta, capito? Mangiala e poi mi lasci. Quale vuoi? È uguale. Prendi questa. Grazie mille Dani Milan, ferma long orgasmi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Soffia! Accorta! Va bene! Oh, me la sento qua, tutto. Madonna, veramente, ragazzi. Oh. Tutto lo senti? Tu lo senti qua? È sceso bollente. Mamma mia. Era la morte. Lasciate! Sotto i denti! Bocca la... Ascolta. Pezzo da cazzo. Sotto i denti. È un pazzo. È un pazzo. Dove? Per terra? No, qua dentro è caduto. Ah. Grazie. Grazie mille. 40 euro Luca Serra. Mamma mia. Matteo sei un grande. Tu e la signorina potete dedicarmi un bono? Aspetta. Io 3, 2, 1. Grazie bello mio. Ci ho messo del mio meglio. Hai una voce troppo potente. Io? Nonostante urlo non ti supero. Dai, questa pure era buona, Matte. Siamo stati bravi. Sì, e poi il sale, non ci abbiamo messo il sale perché era già salato il riso, quindi poi è perfetto. A me non dispiace. Neanche a me. Vogliamo Just Dance Obsession con Lunaris. Obsession? Oh, te la senti? Adesso di ballare. Subito? A stomaco pieno. Vai. Se vomito in live, basta che mi soccorri però. Diciamo quando ballo, però insomma, per sessione è una... Belli. Te sei bellissima. Hai rotto lo schermo. Posso dedicare una cosa alla tua chat? Anzi, non alla tua chat, chi mi ha insultato. Vai. Vai, perché sennò qua ci scappa il bacio, dai. Non ho gli occhi storti, l'ha confermato. Oh. Troppo buono stascio. Ah. Vedi, allora, se fossi stato single ci avrei provato a baciarla, ma
Sono sì, sono fidanzato, ragazzi. È una persona seria, Matteo, non lo farebbe. Ma quanto sei fidanzato, Matteo, adesso? 3 mesi. Trabicato. Ma perché? Lasciate! Perché come sono sporca? Ovunque. Dove? Guarda lì dalla camera. Ma se lava, se che te sì, mi butto tutta la doccia tutti i vestiti. Ma Matteo non guardava gli occhi, li ha guardati, l'ho visto. Sì, sì, no, no, ma in realtà è stato... Lunaris, Lunaris è bellissima. Cazzo dite, ragazzi? Perché? Perché mi ha fatto un complimento. Grazie. Un'espressione d'affetto. La vicina a pecorina! È vero, Kira è la mia amante. Chi? Kira, una ragazza. Kira? La mia amante. Che belle tette che ha la tua amica. Grazie. Grazie, gentilissimo. Lasciate. Noi ti copriremo e smentiremo. Sì, di fronte a 5.000 persone. Dai, ma non so, scemo, raga. Comunque, vuoi fare Just Dance? Io ci sto. Non ho problemi. Ma sei piena? Sì, non tantissimo. Cioè, posso volete ballare. Vedere Just Dance, ragazzi? Devono decidere loro. Se no, domani mattina con, te lo fai con Gischianto. Con no? Gischianto, vero? Un bel limone, c'era un limone, Matte. Un limone? Sì, però. Bacio un limone, così sono tutti contenti. Va bene se bacio un limone. Come lo vuoi, maturo o. Maturo. Molti dicono sì, qualcuno dice no, ma sono più sì che no. Comunque ripetiamo. Allora, sì, oddio, scusa, mi ho chiamato Sara. Va bene. Lunaris. La vicina. Lunaris, c'è un canale Twitch che si chiama. Come ti chiami? Lunaris trattino basso. _ in inglese. Invece su Instagram. Su Instagram si potete vedere le mie foto. Lunaris96. Ci sono anche foto hot di piedi. Certo, ragazzi, per tutti i gusti. Ho rotto lo schermo. Tutti i gusti? Aspetta, fammi un attimo controllare. Allora, Lunaris. In che senso? Come ti chiami su Lunaris96, giusto? Sì. Pep, lì non ci sto. Sto aspettando il mio autobus per andare dove, secondo voi? Ci vado a fermo, sì? Oddio, sti capelli. Quelle sono le mie storie. Sì. Ah, magno di sto pezzo da cazzo. E beh. Ottimi gusti, direi. Piacciono? Sì. Molto artistiche. Sono artistiche le mie foto. Devo dire che la terza foto c'è i piedi puliti, dai. Hai visto? Sì, sì. Non ricordo qual è, però. Oddio, veramente? Eh? Matte, lì dicono che nel succo hai messo qualcosa di... No, niente, no, vai tranquilla. Di poco consono. No, no. È un integratore di Herbalife. Ah, ragazzi, non è quello che avete scritto. Porco diavolo. Pappa! Se ce la faresti sta live tutte queste ore, tipo 12-13 ore al giorno? Oddio. Tutti i giorni per 3 settimane? No, beh, tutti i giorni per 3 settimane no. Oddio, almeno non devi avere un lavoro, cioè, un lavoro fuori da Twitch. Nelle maratone sì, però. Però se Twitch fosse il tuo lavoro? Beh, se Twitch fosse il mio lavoro, no, penso no. 12 ore tutti i giorni, no, forse 8, sì. 8 è un orario lavorativo, no? Ci può stare. Esatto, l'ho messo io.
Grazie mille, Johnny! Grazie! Ecco Johnny, subito te lo regalo. No, facci se pesco palle, porco diavolo! Vuoi il regalo? Dai, proviamo a fare un po' di Just Dance. Va bene. Non sei bravo a Just Dance? No. Ti insegno io, Matt. Qual è il problema? Poi te sei un esperto. No, ballerina. Io ballo un sacco Just Dance. Grazie mille, Random Click. Grazie mille di 5 euro. Poi te sei un'esperta di... Sì. Di Just Dance, no? Oddio, esperta, non esageriamo. Però lo ballo. Mi diverte. Pio, pure qui le emotici.